Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti su Pokémon Violetto, il tesoro dell'area 0, seconda parte, il disco Indaco. Bene, nello scorso episodio ho combattuto e vinto contro Aris, il Super 4 di tipo drago, ed era anche l'ultimo da affrontare, e ci sarebbe ora la sfida contro Riven. E ha detto Aris di parlare con la reception. Ma quale reception? Bisogna parlare con la receptionist che si trova fuori dall'istituto, o meglio, dentro l'istituto ma fuori. Da Bioterrarium. Yo, Link! Anche per le sfide ufficiali della Lemmy devi iscriverti qui. Tu sei Link, dico bene, dammi un minuto che sbrigo le pratiche per la lotta contro il campione. Fai con calma. Link, di un po', tu e Riven eravate amici, giusto? Ma più o meno, sì, dai. Cos'è, ti vergogni? Ah, oh, i ragazzini e le loro insicurezze. A dirla papale, quello lì mi sta sullo stomaco. Il Riven di una volta non apriva mai bocca, non aveva la minima fiducia in se stesso e si nascondeva sempre dietro a Rubra. Ma quando lottava al fianco dei suoi Pokémon pareva la persona più felice del mondo. A un certo punto, però, è cambiato. Adesso ha sempre da ridire su tutto, mette sotto d'occhio se stesso e chi gli sta intorno. Bisogna che qualcuno gli dia una svegliata. Io non ce l'ho fatta perché sono troppo abituato a prendermela comoda, quindi ti tocca, mi spiace. È tutto pronto? Bene. Sì, sfidiamolo ora, proprio ora, seduto a stante. D'accordo, la sfida inizierà a breve, ti prego di prepararti. Beh, Link, adesso sta a te. E io e gli altri Super 4 faremo il tifo per te. Va bene. Per questo ci ha fatto venire qui. Anche se alla piazza centrale c'è uno spazio molto più ampio per la lotta. O almeno quello mi sembrava in quella maniera. Ti stavo aspettando. Ho buttato sudore per poter essere qui oggi a darti il benvenuto, Link. Ho strutto fino allo svinimento, allenato duramente i miei Pokémon per renderli più forti. Ho fatto a pezzi Super 4 e conquistato il titolo di campione. E questo, tutto questo per un solo e unico scopo. Sconfiggerti qui, in questo preciso istante. E va bene, Riven. Fatti sotto. Politoed e Dragonite. Non mi aspettavo Dragonite, ovviamente, figuriamoci. Non sono nel torto, e ora te lo dimostro. Ma chi ha detto che tu fossi nel torto? Con che coraggio osi mandare in campo il signor Orco qui, ora! Per quello l'ho mandato in campo, per vedere proprio la reazione che avresti avuto. Piovischio. So cavoli. Dragonite non mi piace proprio. È Dragonite che non mi piace per niente. Ho messo il tipo fuoco perché è una maschera che ancora non avevo usato, solo per quello. Aia. Vabbè, rimane comunque tipo erba, certo. Va bene, me l'aspettavo che andasse KO piuttosto in fretta, ma non così in fretta. Che te ne pare? Non sono più quello che hai conosciuto a Nordivia! Sì. Oh, palla clima. Sciottato. Sciottato. Sul serio, sciottato? Va bene. Dragartigli o Spadon carica? Dragartigli, dai, al limite faccio cambio. E martelpugno su Politoed. Perfetto. Dragonite, la minaccia che più mi preoccupava, è andata. Accimile, sono in svantaggio per via dei tipi, ma vincerò comunque! Non crucciarti troppo. Stai più tranquillo. Non c'è bisogno di arrabbiarsi, qui abbiamo tutto il tempo che vogliamo. E vabbè, ma allora! E palla clima e shot, e che cos'è? Non è normale. Posso capire tutto, ma palla clima che shotta, no? Grimmsnarl. Ma perché? Perché mi devi fare del male? Posso fare solo Dragartigli su Politoed e Gran Martello su Grimmsnarl.
Ah, riflesso, aumenta la difesa. Ma Gran Martello è forte, eh. Gran Martello è molto forte. Cioè, con questo Politude è immortale. Beh, vabbè. Mamma mia. Avanti, shottami pure questo, dai. Vabbè, parte Tinkaton. Non shotta Tinkaton, che ha meno difesa di Metagross. Speciale. E carineria su Grimmsnarl. Va bene, dai. Prende il colpo Ursaluna, almeno posso... Non lo prende palla clima, ma se la fa su Tinkaton, sì. Sarebbe meglio, lo accetterei di più. Bene. Va bene, va bene. Così posso riposizionare Vivian e vedere cosa fare con sto la scelta. Frantumanima, oh cielo. Lacerazione intera su Grimmsnarl e Spadon carica su Politoed. Vediamo come va. Allora, in questa maniera mi locco su Spadon carica. Però Grimmsnarl con lacerazione da Terra poi, da Terra, va KO, per forza. Anche con riflesso. Non ce l'ha più i punti salute, dai. Va bene, lui le prende perché c'ha riflesso. Palla clima, accidenti. Vabbè, mo è normale però. Ok, lo prende. Mo no, va bene su Vivian, va bene, però è folletto! Ah, è folletto! Che dolore! Ma dai, ma per favore! Se revitalizzo Vivian... Revitalizzo Vivian. Cavolo, è davvero tosta questa. Dovevo pensarci un pochino meglio. Però mo se mi fa un altro Frantumanima mi prende Pokémon che rimane, non è giusto. Non è molto giusto. Vabbè, allora. Ma scusami. Non ha senso però così. Attacco speciale cala, amico mio. Battipiedi che prende entrambi. Ah no, battipiedi solo uno prende. Oddio, pensavo entrambi. Con cosa... Non l'ho confusa col terremoto, ma con cosa l'ho confusa? Non mi ricordo più con cosa l'ho confusa allora. Psichico. Caccia psichico a caso, penso. Porygon Z. Ok, posso capire... Posso vedere chi portare allora. È pure più veloce. Oh madonna. Un po' troppo, eh. Yayoi. 6.5 hours later. Mo c'è l'ultimo Pokémon però. Wow, braccio teso. Ok, non mi ha attaccato Tinkaton. E smette di piovere. Allora, ti decidi a perdere o no? Ormai ti ho tirato addosso di tutto. Mandami anche l'ultimo allora, dai. Hydreppol. Effettivamente è un Hydra. Allora, Kul aveva liccato in maniera molto palese. Aveva fatto un indovinello talmente semplice da prendere. Carineria, allora su Hydreppol e... palla ombra? Su Incineroar no. Devo inventarmi qualcosa. Il mio scopo è sconfiggere Hydreppol, perché è molto molto forte, immagino. Lanciafiamme, ok. Non vado ancora in Terra. Ho un altro Pokémon. Il me del passato era inutile, ma ora sono cambiato e cambierò ancora. Ho allenato la squadra, ovviamente. Ho assegnato tutte quante le caramelle esperienza che avevo. Sono tutti quanti a livello 90, ora tranne, vabbè, il bellissimo Croccomela che è a livello 100. E tipo lotta. Eccoli i vermicelli. Eccoli gli altri. Vediamo un po'. Non basterà sconfiggere, però tipo lotta. Sciottato, che bello. Sì, bisciottato, ma comunque diciamo che è sciottato in una certa maniera. Bello comunque. Chi mi attacca, lui
Ma KO comunque. No, allora scusami, se devo essere sicuro, ecco, troppo forte e palla ombra, non so, tanto ormai è finita. Anche più veloce di Conkeldurr, è finita proprio. Che attacca, perfetto, è fatta. È tosta, è davvero tosta la lotta contro Reaper perché ha dei bei Pokémon, belli resistenti. Ho sconfitto con un solo colpo Dragonite grazie a Vivien perché le ho dato ben da scelta. Stessa cosa che ho fatto con Rocky per sconfiggere Politoed, che comunque ha preso il colpo benissimo. Ed eccoci qua, sconfitto Riven. Così è andata. Ci ho messo un bel po' davvero. Ovviamente le caramelle esperienza le ho dovute prendere dai raid Terra Crystal, se no col cavolo che ce l'avevo. Ma come, ha perso? Andiamocene dai. Com'è possibile? Perché? Non è così che doveva finire. Che lotta infuocata! Siete stati una forza, tutti e due! Pyros, ti sembra il momento? Aspetta, Aris! Complimenti a entrambi, bella lotta! Un vero peccato per il nostro campione. O forse dovrei dire ex campione. Aris la tocca pianissimo. Però Pyros non ha capito niente, proprio nel suo mondo è rimasto. Ben fatto, fratello. Guarda, un po' mi dispiace però. Se avessi portato Mabostiff, Colombo, avrei fatto prima. Però a livello 100 anche lui mi sembrava un po' troppo. Ora il titolo di campione della Lega Mirtillo è passato a te. Ho qui un premio per il vincitore da parte della scuola. Tutto tuo! 3 ora ce ne ho. Una seconda viene data tramite dono segreto in questi giorni. Ora ne ho 3. Ok. Ascolta, Riven. Ti sembrerà strano detto da uno che non è nemmeno riuscito a batterti, ma... spero che ora potremo finalmente tornare a divertirci assieme come vecchi tempi. Voler vincere è importante, chiaro. Tutti puntiamo alla vittoria. Ma impuntarsi fino a scavarsi la fossa con le proprie mani è uno spettacolo troppo triste da vedere. Quindi, che ne dici di provare insieme a... perderò. Come, scusa? Non perderò. La prossima volta vincerò io. Ve la farò vedere. Vedrete, vedrete tutti. Link, io... ai ai. Chiedo scusa per l'interruzione. Questo cambio così tranquillo di musica. Passiamo da Riven che sta lì per spaccarsi il cervello. Arriva questa. Scusami, non è che ti posso interrompere con questa musica allegra. Vabbè. Allora, innanzitutto vorrei fare i miei complimenti a Link per essere diventato campione. È stata una lotta incomparabile. Un successo che normalmente andrebbe celebrato. Tuttavia, per noi questa è una situazione un po' delicata. Credo che sia meglio fermarsi un attimo a fare mente locale. Mente locale? Come spinta? Beh, mi sembra ovvio. Perché? Dal momento che Link è il nuovo campione, ora è anche a capo del Club Lega. Però non è uno studente dell'istituto. Non sei mai sentito una storia simile? Hai pensato a tutti i possibili problemi, l'infinita di cose che sarebbero da rivedere? Ah, è giusto. Senza contare che Riven dovrebbe passare da campione a Super 4. E Pyros perderebbe la sua posizione. Ma che, davvero? Allora per me si mette male. Ma quindi la gerarchia nel mondo Pokémon di Super 4 viene decisa in questa maniera? In Heart Gold e Soul Silver, più precisamente, viene scelto in maniera diversa chi fa il capo palestra, chi fa il Super 4. Non viene proprio detto Super 4, ma te lo fanno un po' intuire come può venire scelto. Quindi, davvero funziona così? Si scala un posto? Allora mi viene da chiedermi, chi c'era prima di Lorelai come Super 4? E innanzitutto bisogna sentire cosa ha intenzione di fare Riven. Riven. Questo è un annuncio indirizzato ai seguenti studenti. Riven, campione del Club Lega. Aris, capo di Super 4. Rubra, della terza B. E infine Link, studente del programma di scambio. La professoressa Rea e i suoi ospiti vi stanno aspettando. Siete pregati di recarvi urgentemente nell'aula 1D. Prima D, ho detto terza B per Rubra, ma vabbè. E adesso che altro succede? Pessimo tempismo.
Riben, campione del Club Lega. Mi sa che si sono persi qualcosa. Ah, Riz, basta con questo tuo atteggiamento, non ci siamo per niente. È un po' pedante su questa cosa che Riben non è più il campione che va avanti tu. Ci penso io ad accompagnare Riben a costo di dovermelo portare in spalla? Secondo me Aris ha qualcosa sì in mente, come diceva Riben, però non è una cosa brutta. Voleva solo un attimino forse ristabilire l'ordine. Ed eccoci qua, professoressa, quanto tempo è passato. Non vedevo davvero l'ora di rivederla. L'avrei rivista poco tempo fa su Scarlatto nel DLC, ma vabbè. Buongiorno, prof. Bene, ci siete tutti? Un ospite d'eccezione è venuto a farci visita oggi. Purtroppo ha appena lasciato l'aula per fare un tour dell'istituto, ma sono certa che tornerà subito, quindi mi prenderò la libertà di darvi un'anticipazione. Sedetevi pure. Finalmente delle sedie, in effetti sì, stiamo in piedi da sempre. Prima di cominciare lasciate che spenda due parole sul Link. Mi erano giunte voci riguardo la tua scalata della Lega Mirtillo, ma non avrei mai immaginato che saresti diventato campione. Un risultato brillante. La ringrazio. Professoressa, la pregherà di saltare i convenevoli perché ci ha chiamati. Ecco, passiamo alle cose urgenti. Perdonatemi, sono stata inopportuna. Andrò dritta al punto allora. Avrei un favore da chiedervi. Attenzione perché la musica è cambiata. È la musica che è un preludio all'area zero. Vorrei che perlustrassimo insieme quel luogo fitto di misteri noto come a tutti, area zero. Area Zero, dice quella a Paldea che voleva tanto visitare, quindi ha ottenuto il permesso? Ma guarda, ti ci portavo io in groppa a Miraidon, non c'era problema. I miei obiettivi principali sarebbero studiare il fenomeno Terra Crystal e prelevare dei cristalli. Ma ad essere sincera ci sarebbe anche dell'altro. Rintracciare un Pokémon che riposa laggiù. Il leggendario Terapagos. Leggendario Terapagos. Oh, la campionessa! Tutto ciò è decisamente interessante, professoressa Rea. Oh, c'è pure Nespolina. Signora Lisma, mi sono permessa di iniziare senza di lei. Signora, quindi è sposata? Chiedo perdono per l'attesa. La super campionessa. Oh cielo, campione Link, che coincidenza incontrarti qui. E così sei qui grazie a un programma di scambio, capisco. In effetti sì, a quanto pare la scuola e la Lega non si scambiano tutte quante le informazioni importanti. E ora è pure campione della Lemi. Ha dimostrato ancora una volta di possedere un talento eccezionale. Sì, per questa Lega sì, per la sua non serviva, veramente. Mi dispiace però dirlo. Se Link fa parte della spedizione, allora avranno più possibilità di... Professoressa Reale, dispiace se continuo? Si figuri, proceda pure. Mi porgo le mie scuse per non essermi ancora presentata. Mi chiamo Alisma e rivesto il ruolo di presidentessa della Lega Pokémon di Paldea. Poco più di una decina di anni fa, la Lega Pokémon decise di supportare le ricerche sull'Area Zero, la voragine al centro di Paldea. Ora che quella fase è conclusa, ci occupiamo di monitorare e gestire il territorio al suo interno. L'Area Zero è un luogo colmo di pericoli e misteri. Di norma non permettiamo a nessuno l'accesso, e meno che mai le ricerche in loco. Tuttavia... Di recente abbiamo rischiato che alcuni Pokémon particolarmente feroci salissero in superficie, e ciò mi ha convinta della necessità di riprendere le ricerche nell'area il più presto possibile. La Lega Pokémon però non dispone né del personale adatto per questa operazione, né del tempo necessario per portarla a termine. Motivo per cui... Avete selezionato la sottoscritta che richiede di esplorare l'area zero ormai da molto tempo. Sono mortificata per quella storia. L'Istituto Mirtillo vanta una schiera di allenatori preparati e talentuosi. Sapere di poter contare anche sul campione Link mi rasserena abbastanza da affidarvi questo compito. Ovviamente nessuno può obbligarvi, ma avervi con me sarebbe un aiuto prezioso. Quindi, che ne dite di partire tutti insieme per esplorare l'area zero? Non c'è neanche bisogno di chiederlo. Esattamente quello che mi aspettavo dal campione. In quanto a me, immagino che la mia partecipazione sia scontata. Sì, apprezzerei molto se potessi seguirmi come al solito. Come al solito? Mi spiace, ma ne resto fuori. Il Club Lega è nel caso, non posso mica piantare tutti ora. Sì, certo, bella scusa, scommetto che non c'hai voglia, tutto lì. Ma è sgamato. L'ex campione invece cosa vuole fare? Io voglio andarci. Se c'è davvero un Pokémon leggendario, voglio vederlo. Voglio catturarlo.
Non mi lascerò sfuggire questa occasione. Ah, sì? Già, perché ci penso io a catturarlo, tranquillo. È un peccato per Aris, ma la squadra di ricerca sarà composta da me, Link, Rubra e Riven. La ringrazio ancora per il suo contributo. Le auguro di ottenere dei risultati strepitosi. Puoi contare su di me, signora Alisma. L'esplorazione dell'area zero che attendevo da tempo sta per diventare finalmente realtà. Quando saremo tutti pronti, ci troveremo sul ponte all'entrata della scuola. Va bene, ci troveremo lì allora. Ora che ci penso però, signora Alisma potrebbe anche essere semplicemente un appellativo. Bene, allora direi che per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione come sempre trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao!